Ottime notizie per la linea Pontremolese e i territori interessati dalla tratta ferroviaria è quello che comunica il ministro della Giustizia Andrea Orlando. Il contratto di programma 2017-2021 assegna 97 milioni di euro per il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia, con l'integrazione di circa 138 milioni di euro nel 2018 per la realizzazione del raddoppio Parma-Vicofertile, che consentirà di migliorare la gestione del traffico con benefici immediati in termini di regolarità e qualità del servizio offerto. Si tratta di fondi che proprio un mio emendamento del 2008 aveva già stanziato, ricordo Orlando, ma che purtroppo furono definanziati dal successivo governo Berlusconi. Autorizzati inoltre investimenti di tecnologie che riguardano interventi di adeguamento e potenziamento dell'infrastruttura sulla linea Parma-La Spezia, oltre che sul corridoio Livorno-La Spezia, nell'ambito della rete transeuropea dei trasporti. 35 milioni sulla tratta nell'ambito del rifinanziamento previsto dalla legge di bilancio per il piano di investimenti di RFI. Questi interventi di ammodernamento tecnologico consentiranno un utilizzo migliore, più economico e sicuro della linea ferroviaria attuale, che favorirà uno sviluppo del traffico merci sulla linea che va dal porto Spezzino sino alla pianura Padana e al Brennero. Infine è stata prevista la possibilità di scontistica sulla tratta con l'applicazione di tariffe scontate denominate provo a traffici aggiuntivi rispetto a quelli esistenti. La completa realizzazione della ferrovia Pontremolese rimane obiettivo di imprescindibile importanza per il nostro territorio, ha ribadito il Guardiasigilli. Mi auguro che tutti insieme, istituzioni, forze politiche, rappresentanze dell'economia e del lavoro, a partire da queste notizie positive, sapranno rilanciare una mobilitazione comune per fare ulteriori progressi nella realizzazione di questa importante opera.